Boban Kovac, allenatore di questa Sirsafe di Perugia, che non finisce di meravigliare, come abbiamo detto, con il tuo vice, una simbiosi fra te e Fontana che sta funzionando alla grande in campo. Questo Perugia fa veramente meraviglie. Ma vi ringrazio di queste parole, in senso che meraviglie noi stiamo facendo durante settimana. Questo è solo frutto di un grande sacrificio di ragazzi e di un lavoro che noi stiamo proponendo. Abbiamo affrontato una veramente grande squadra con campioni, abbiamo approfittato secondo me di qualche problemino di Rosalba, perché loro hanno giocato molto sul Giombini e noi siamo stati bravi di, diciamo, chiuderlo bene e alla fine a vincere con un risultato, diciamo, molto molto positivo, anche andando un po' sotto al terzo set, in senso che non era facile psicologicamente, perché andando a Castellana vincendo 2-0, perdendo 3-2, un po' forse i ragazzi erano un po' impauriti, ma sono stati bravissimi di non malare neanche uno punto e alla fine questo risultato meraviglioso ci ha premiato tutti. Settimana della vigilia del derby? Ma diciamo niente particolare, in senso tutti eravamo dispiaciuti, perché noi crediamo nei nostri mezzi. Penso che abbiamo battuto via Coppa d'Italia, non togliendo niente al Segrate o a Castellana, ma qualche punto indeciso purtroppo è cambiato la partita, forse anche indecisione arbitrale, ma questo non c'entra niente. Dopo, noi non abbiamo detto a nessuno che 5-6 partite giochiamo con Goran al 50%, anche di meno, solo che lui è un campione e se non schiaccia, diciamo, al massimo riceve 90% e altri ragazzi possono giocare a livelli altissimi. Oggi lui è stato presente, è stato bravissimo e subito si vede questo risultato, capito? Una Sir veramente bella e diciamo capace di uscire di ogni problema che c'è. Traguardo. Ma per noi abbiamo, diciamo, detto ogni partita è una finale. Adesso erano 5, adesso sono 4 finali. Per questo, Molfetta, non Molfetta, dobbiamo essere bravi, continui e dobbiamo dimostrare quello che abbiamo dimostrato fino adesso. Capito? Giochiamo, questa era una grande squadra, domenica prossima un'altra grande squadra, ma siamo all'altezza tutte e due e penso che possiamo fare un buon risultato per noi.